Sapresti dirmi il titolo di almeno tre giochi da tavolo che non siano Monopoli, Risiko e il gioco dell'oca? Aspetta, non guardare qua dietro, non vale. Se la risposta è no, non preoccuparti, è una cosa normale. Però devi assolutamente sapere che ogni anno escono, in media, 3.000 nuovi titoli. L'industria dei giochi da tavolo potrebbe benissimo essere paragonata a quella dei film. È per questo che per i giocatori è così difficile accettare che la gente parli sempre e solo degli stessi titoli. Monopoly è stato inventato quasi 120 anni fa. Quando è nata la regina Elisabetta era già vecchio. In poche parole, è come se la gente si ostinasse a vedere e rivedere Casablanca e Via col Vento mese dopo mese. Per carità, pietre miliari del cinema e classici intramontabili. Però, beh, diciamo che non è esattamente la cosa più adatta da vedere dopo una pizzata con gli amici nel 2022, ecco. Almeno, non dopo ogni pizzata. Se vuoi saperne di più e aggiornare un po' il tuo scaffale, schiaccia il cuoricino, segui la pagina, iscriviti al canale Telegram di Affari da Nerd e scrivi nei commenti il tuo gioco da tavolo preferito. E tu?